È stata una partita incredibile. Nemmeno un maestro del thrilling avrebbe potuto creare tanti colpi di scena e tanti brividi. Doveva essere la partita di Zico che rientrava dopo 3 mesi e mezzo. E doveva soprattutto essere la partita rivincita dell'Udinese, che fermando la capolista avrebbe rivitalizzato il campionato e vendicato la non limpida sconfitta subita a Verona nel girone di andata. È stata invece la partita del Verona, che ha colpito subito e a freddo. 3° minuto, calcio di punizione di Fanna, dalla mischia si erge il tedesco Briegel, che di testa mette alle spalle di Brini. Mea culpa per la difesa friulana. Poco dopo il Verona raddoppia. Elkjær avanza e tira con forza, Brini para ma non trattiene. Sul pallone arriva il Falco Galderisi e Cattaneo, che stavolta è colomba, lo guarda. L'Udinese si butta in avanti e per il portiere veronese inizia un periodo di super lavoro. L'estremo difensore gialloblu lo sbriga con l'autorità che contraddistingue quello che è uno dei migliori portieri del campionato. Zico prova con i calci piazzati, ma le parabole non sono quelle giuste. E il Verona arrotonda al 20°. Elkjær lascia surplus Crescimani, vola verso Brini e con un pallonetto supera il portiere friulano. Sul 3-0 i tifosi dicono ormai è fatta, possiamo andarcene. Ma i friulani sono gente tenace e non sono d'accordo. Bagnoli sostituisce Fanna colpito duro e Casarin annulla questo gol di Tricelli. Gerolin trova la traversa e il gol friulano è rimandato allo scadere del primo tempo. Edinho dice a Zico, ora provo io. Il brasiliano batte la punizione ed è 3-1. Ripresa, Edinho cerca il bis e la porta di Garella trema ancora. L'Udinese segna il suo secondo gol al 10° minuto ed è la copia esatta del secondo gol veronese. Carnevale stavolta interpreta il ruolo che nel primo tempo era stato di Galderisi. 4 minuti ancora e un boato, che è quasi un ringraziamento al cielo, accompagna il gol del pareggio di Mauro. Il Verona a questo punto si scuote dal torpore e dimostra di che pasta è fatta questa squadra. In 1 minuto e mezzo i gialloblu si scrollano di dosso gli ansimanti e minacciosi friulani. L'1-2 di Elkjær. E di Briegel. Riporta sul binario iniziale questa travolgente partita.